Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Nuovo giorno, nuove reaction da registrare. Ci troviamo alla 6x18 di Vikings, quindi l'ottava puntata della 6B che conclude non solo la sesta stagione ma anche la serie di Vikings. Ovviamente solite premesse, attenzione agli spoiler. Se non ancora avete visto le 7 puntate nuove, quindi quelle della 6B, non potete guardare questo video, a meno che non siete alla ricerca di spoiler. E io tra l'altro me ne sono fatti due involontariamente quando praticamente mi mancano 3 puntate alla fine. Spero che uno sia vero, l'altro spero sia altamente falso, però mi sembravano entrambi attendibili, quindi penso che siano entrambi veri. Però vediamo, devo ancora verificare la veracità di questi due spoiler. Comunque, senza perderci troppo in chiacchiere, vi lascio su nelle schede la playlist delle altre reaction se volete vederle, delle altre puntate di Vikings, e possiamo iniziare subito con questa puntata nuova. Ok, sono arrivati in questa nuova terra, Ube Company. Sperando sia la terra giusta. Suppongo di sì, comunque. Perché guarda che bella. Cioè, adesso fatto vedere il mare, comunque, però. Wow. Sarebbe fighissimo sapere dove si trova questo. Cioè, bellissimo. Fantastico. Vorrei sapere veramente dove si trova. Penso sempre in Nord Europa, dove hanno girato l'intera serie. Se qualcuno lo sa, mi faccia sapere. Che bello, madò. Proprio bello questo tutti rinati. Che bello sto posto. Bacche? Grazie, mio re. È un piacere, vescovo Alto. È giunto il momento di unire le forze. Ringraziamo Dio per la sua misericordia e il suo amore. Amen. Mia signora, sono sorella Alice. Assisterò voi e vostro figlio, se Dio lo vorrà. Grazie, sorella. Ho ordinato ai miei uomini di mettere la regina e il piccolo principe al suo posto. Signor vescovo, niente mi impedirà di restare al fianco del re mio marito e di condividere il pericolo. Ma vi ringrazio per la comunione. Ditemi, mio signore, quanto è grande l'esercito di Dio? Troppo. Signore. Si sa sentire male, Bene. attenzione.
conosciamo le conseguenze. Devi restare forte, nel corpo e nell'anima. Se ti senti debole o stanco, devi resistere. Resisti alla tentazione di cadere in una malattia sonnolenta. Sii forte. Loro che sono qui. E per te stesso. Mi hai sentito? Ti sta cagando. Ho capito. Amici, figli e figlie del Wessex. Bello. Oggi ci troviamo di fronte a un video. Ma come la primavera trionfa sempre sull'inverno, anche la vita trionferà sempre sulla morte. Dobbiamo crederci. Ci sarà lo scontro finale. I figli di Ragnar Lodbrok cercano vendetta. Ma non solo vendetta. È ormai evidente che intendano conquistare tutta quanta l'Inghilterra. Sappiamo che i Norreni sono noti per essere feroci guerrieri, ma sono esseri umani, proprio come noi. E non sono immortali, nessuno al mondo potrà dirci che non riusciremo a sconfiggerli. Di fronte al male, siamo abituati ad arrenderci? O a spaventarci? Noi abbiamo l'unica cosa che i pagani non hanno. Abbiamo Cristo risorto dalla nostra parte, con Dio dalla nostra parte. Come potremmo pensare di perdere questo scontro finale? Sti flashback. Perciò siamo davanti a un bivio. Possiamo decidere di andare avanti, combattere il nemico, avere fiducia in noi stessi e nel nostro Dio. Ma se parli così piano quel dietro che sento. Oppure, se temiamo il peggio, di accettare di negoziare. Voce. Vi confesso che non considero più l'eventualità di negoziare con il diavolo. Raggiungeremo la nostra roccaforte a Chichester e con il mare alle spalle noi combatteremo. Non c'è altra scelta. Il Wessex non tornerà più ai tempi oscuri. Il Wessex sarà un faro per tutti gli altri regni. Un faro di luce, un faro di libertà. Non dovremo mai arrenderci, costi quel che costi. Sono disposto a sacrificare il mio corpo per onorarla. In questo momento, tutte le nostre vite e la nostra storia si uniranno in una sola. Questo è il nostro momento! È la nostra occasione! Dio vi benedica! E Dio benedica il Wessex! Amen. Noi se scene così mi piacciono assai. No, questo che fa il lupo. Tipo queste così bellissime. Mi piacciono assai. Che bello, raga. Vorrei essere lì. Ecco qua, ma va già nel lupo. No, non ammazzare, dai. Che t'ha fatto?
Mi sto innamorando di questi posti qui. Dai, calma, non fare cacate. Ah, per questo se lo posso romagnare, quindi sì. Cioè, va bene allora. Oh, buono. Finalmente. Spero che non capite qualche altra disgrazia, perché se voi rete, guarda. Che bello, regà! Raga, che figo! Pensavo che Bearad potrebbe morire nella battaglia che ci aspetta. Ma non glielo so. Beh, non mi renderebbe ancora più famoso. Sai, Vizek, ormai nessuno parla più di Ragnar. Ma chi te l'ha detto? Si sono già dimenticati di chi fosse. Questo mi spaventa. Sì, la gente parla di me. I Sassoni e i Rus parlano di me, e anche lungo la via della seta, ma non è sufficiente. Cosa dovrebbero fare, no, perdonami, cioè, sei super famosissimo. Un giorno io morirò. Spero. Sarò in battaglia, e non come un vecchio bavoso. E allora Odino mi accoglierà nel Valhalla. Ma quando seppelliranno le mie ossa, vorrei che dicessero: e in questo posto giace il vichingo più famoso di tutti i tempi. Certo. E sai che ti dico? Mio figlio sarà un grande guerriero dell'esercito rosso. Così mio figlio e i suoi figli faranno in modo che la mia discendenza continui. E la gente, nel tempo che verrà, per molte centinaia di anni, e probabilmente in tutto il mondo, sarà fiera di sapere che il mio sangue scorre nei loro corpi e che il mio spirito risiede in loro. Beh, tutti vorrebbero questo, però. C'è un piano ambizioso. Infatti ridi, bravo. Cosa ti diverte? Niente. Perdonami. Probabilmente hai ragione. Sarà meglio che tu lo creda. Che c'è? I tuoi occhi adesso sono blu scuro. Ti ricordi che significa? Noi ci prendevamo cura di te. Quando i tuoi occhi diventavano blu, eri in grave pericolo di farti del male. E noi dicevamo: non oggi, Ivar. Non oggi.
quindi non oggi, insomma. Se è di questo, tipo state calmo perché non è il momento giusto. Badabu, voglio, badabu. Ecco qua, sapevo io che ci fosse qualcosa di male. Era troppo bello per essere vero. Harvey, per favore, accorgitene tu. C'è qualcosa che non... Brava, vai a vedere. Be careful, però vai a vedere. Tanto cibo da mangiare, non riesco nemmeno a descriverlo. Le parole mi deludono, non passano mai. Questo è il paradiso. Dobbiamo compiere un sacrificio per ringraziare gli dèi per questi doni. Certo. Fitbjorn Ider, blot Uruder. Vitstakam Ider, fere atvit livum. Vid stakkam idur feri at leida okkar til þess neia heims. Alfaðir, þór, freyjar og freyja. Vid opnum hjart okkar feri idur. Teitu blóðið frá blóti okkar. Okkver ditt vitt okkar. Allt sitt geg ytlum og ytlgörnum öndum. Alfaðir, óði, tektu gjöf þessa í naf mínu. Þínu. Prestescimi così col fuocherello, mi piace assai. Credo che si spengeranno praticamente molto presto. Mi chiedo se gli dèi ci siano in questo nuovo mondo. È possibile, ma forse esistono in forma diversa. Questa è una strana idea. È quasi terrificante. Volevi viaggiare fin qui per trovare ciò che conosci, Ubbe? Figlio di Ragnar. Vergognati. Forse non sei poi così tanto simile a tuo padre. Come lo sai? Salve, oh gente. Questo è ovunque comunque. Se fossi in te non vorrei questa condizione.
Essere di vivo o di morto, non avere né freddo né caldo, puzzare di terra, osservare solo atrocità, la morte sarebbe un grande sollievo. Cosa dici di me? Sì, tu arrivi sempre al punto. Io ti ammiro, nonostante la tua stupidità. Cosa succederà? Lo sai? L'hai visto? Ho sempre saputo il tuo fato. Ho già sofferto per questo. È già scritto nelle rune e nelle stelle. Di che parli? Per certi versi non ti sorprenderà. E allora dimmelo. Se te lo rivelassi, faresti di tutto per schivarlo, per evitarlo. Andresti ovunque pur di non incontrare il tuo destino, ma lo incontreresti lo stesso. Non c'è via di fuga e non ti serve saperlo, Ivar senza ossa. Per tutta la vita credo che non ho mai voluto crederti. Non ci credere. Non sei costretto neanche adesso. Ma adesso lo voglio. Ah, vabbè. Le incisioni sono recenti. Ho trovato delle impronte laggiù. C'è un sentiero fino a un certo punto. Cosa facciamo? Credo che dovremmo lasciare dei doni qui per chiunque l'abbia fatto. E vedere che succede. Sanno che non siamo qui. Sì. Sono qua. Sì. Vabbè, rubano tutto. Ce la rubano. Fidati. Questo mi fa impressione comunque cieco. Poi chiude gli occhi.
Vi diamo il benvenuto. Conti e Jarl della città e dei confini esterni a Kattegat. Spero che Odino benedica tutti voi e consigli. Reel si rivolgerà a voi adesso. Io sono cieco. Non so neanche perché. Forse solo gli dèi lo sanno. No, Ingrid lo sa. Visto che Harald Fainer non c'è, io sono il re. E ci sono molte cose da fare. Dobbiamo rafforzare le nostre difese contro un possibile attacco dei Rus. E costruire nuovi bastioni per proteggerci dagli attacchi del nostro popolo. Ci è stato detto che le tasse devono essere aumentate. È vero? Certo che verranno aumentate. Come costruiremmo miglia di nuovi bastioni e una fortezza a ogni confine? È da stolti pensare di farlo senza costo. Mio signore, se tu sei davvero il re, tu non revocheresti queste spese se te lo chiedessimo? Non ne comprendiamo il motivo. Mio signore, tu oseresti mettere in discussione il giudizio della moglie di Re Harald Fainer, il vero re di Kattegat, mio re e vostro re? Se fossi in voi non lo farei. Proprio ieri ho ricevuto una notizia preoccupante. Una nave è entrata nel porto. Trasportava diversi dèi, eccetto il re. Pare che questo re abbia ascoltato i cristiani e abbia accettato di convertirsi. L'hanno battezzato e ha dichiarato che il suo è un regno cristiano adesso e che nessuno dovrà più venerare gli antichi dèi. Forse non è niente. Forse il popolo ucciderà sia il missionario cristiano sia il loro folle re. O forse questo è un segno del futuro. Adesso capite perché dobbiamo costruire nuove mura. Accetterete di pagare le tasse? No. Chi è d'accordo, dica sì. No. Ma sta di lì, sì. La tua storia passata. Io non c'entro. Sono stati gli dèi a renderti cieco. Non lo capisci. Ma poveri. Sì, lo capisco. Devi riposare. Hai molte responsabilità adesso. Che succede? Allora? Dici. Non hanno rubato nulla. Hanno preso i nostri doni e li hanno sostituiti. Ah. Che bravi! Che non vi fidate, così carini, che bravi. No, che se succede? Che hai visto? Guarda. Che hanno visto? Che cazzo.
Non è una barca. No, sì, è una barca. Morto, mi sa. Dai, cioè la strage sta passando sta stagione comunque. Veramente la strage a partire dalla Gerta. È già successo tante altre volte nel suo. Non si conosce la causa, né il rimedio. Abbiamo bisogno di lui adesso, più che mai. E che vuoi fare? Cristo, questo lo sappiamo. Ma cosa possiamo fare? Veglieremo su di lui questa sera. E pregheremo. Per lui e per il Wessex. Vieni a vedere. Che cosa c'è? Se arrivano adesso non li vedremo mai. Ci vorranno giorni o settimane prima del loro arrivo. Come fai ad essere sicuro? Ad ogni modo, quando arriveranno, dovranno attraversare questi boschi. E quando lo faranno, noi li aspetteremo. Oh, che bimbo bello. Seguiamo le impronte dalla incisione. A un certo punto sparivano, ma le ritroveremo. Concordo. Non possiamo stare qui ad aspettare che qualcosa accada. Chiunque siano questi Skraven, ci hanno lasciato dei doni, non ci hanno attaccato. Forse sono soltanto curiosi e incerti come noi, no? Ma se ci attaccano, dobbiamo reagire. Siamo d'accordo. Partiamo subito. Schiavo. Sì. Vieni, avvicinati. Non avere timore. Su, su. Dimmi. Quanto vorresti essere libero? Eh? Perché mi stai dicendo questo? Ho paura. No. No, siediti. Vieni. Tu non hai risposto alla mia domanda. Ti piacerebbe essere un uomo libero? C'è una cosa che potresti fare per me. E una volta fatta, sarai libero. Uccidere sicuramente Ingrid. Che si prega. Sei sveglio. Questa è la volontà di Dio. Re mio Signore, avrei dato la mia vita per la tua se Dio me l'avesse chiesto. Grazie. Come ti senti?
Sto bene. Aspetta, chiedo alla servitù di aiutarti. Sorella. Si sta senti male. Ah, se è vero, sempre Ingrid gli aveva detto la maledizione. Quindi si sta senti male per questo, forse. Sì, sto cazzo sta bene. I tuoi occhi sono blu scuro, riposati. Si sta incazzato a morte, guardalo. Ivar. Che cosa ha capito? È scioccato. So cosa dobbiamo fare. E vai. Illuminazione. Grazie. E che cosa intendi fare? Voglio paralizzarli. Vieni con me. Desideri essere libero? Sì. Che cosa vuoi che faccia? Io voglio che tu uccida Ingrid. Sei troppo... Sei stato troppo prevedibile, fratello. Stiamo avvicinando. Siamo vicini. Vicini? Sì. A qualcosa. Non so cosa. Ma siamo molto vicini. Ci siamo. Ma per cosa? Io mica ho capito. Per incontrare quelli là, gli altri abitanti. Infatti, guarda. Bello. Cioè, un po' inquietante, però bello. Non fate cavolate, per favore. Non va tardi a toccare niente. Nessuno. Lo sanno. Oh sì. Lo sanno da sempre. Questo è un gioco. Un gioco. Un gioco di vita e di morte. Ma in che senso, scusa?
Non si voglio far vedere, che ne so, mica, non ho capito. Tra l'altro, quasi finita la puntata. Eccolo. Eccoli, anzi. Allora, un po' più di carne al fuoco questa volta c'è stata, diciamo, abbastanza cose e quindi mi è tornata quella voglia di guardare subito un'altra puntata e quella cosa di oddio che cosa succederà. A parte che mancano 2 puntate, quindi spero che le ultime 2 puntate siano almeno all'altezza di questa, non dico all'altezza delle prime puntate perché quello mai. Le prime stagioni, almeno fin quando c'è Ragnar, era tutto più bello, però c'è quella cosa lì, tipo adesso deve assolutamente un'altra puntata, e questo, boh, non so che altro dire. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa puntata, e ovviamente sempre citando lo spoiler, così chi legge commenti o prima di guardare il video, prima di finirlo, sa che nel vostro commento c'è uno spoiler, non dovrebbe leggere, almeno che non cerchino lo spoiler. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!